Il Comune di Tollo ha appena avuto una menzione al Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa e in più ha avviato la procedura per il riconoscimento della pergola abruzzese Patrimonio dell'Umanità. Ora però c'è una potenziale minaccia proprio in quei paesaggi e vigneti. Sindaco Angelo Radica. Sì, noi abbiamo avuto il 14 marzo un riconoscimento importante come menzione al Premio del Paesaggio e stiamo avviando una cosa molto bella che è quella del riconoscimento del patrimonio dell'UNESCO per i nostri vigneti. Però oggi è presente, finora con una sola iniziativa, è presente una minaccia che potrebbe rovinare tutto questo paesaggio. In sostanza abbiamo da qualche mese c'è una richiesta di realizzare, di impiantare una pala eolica che potrebbe rovinare il paesaggio. Purtroppo la legislazione presente, in questo caso attuale, prevede che questo tipo di iniziative viene fatta saltando tutti i pareri e tutte le procedure, quindi con una procedura semplificata. E questo ci crea qualche problema perché noi non abbiamo voce in capitolo da questo punto di vista. Qual è la zona dove è stata fatta richiesta per questa installazione? La zona è quella di Contrada San Pietro, dove l'azienda Feudantico, controllata da Cantina Tollo, sta facendo anche un importante investimento. Quindi questa iniziativa, se dovesse andare in porto, diciamo, potrebbe vanificare anche questo importante investimento fatto con risorse regionali e europee e statali, quindi con finanziamenti per dare lustro ad un'azienda. Ieri abbiamo scritto una lettera questa è la copia, alla soprintendenza, perché vogliamo avviare le procedure per il riconoscimento dei vigneti tollesi, quindi della pergola tollese, come siti e aree di notevole interesse, ai sensi del codice dei beni culturali. Quindi questa è la lettera che lei già ha fatto partire. Quali altre azioni possono essere portate avanti? Ma noi abbiamo già nel 2016 vincolato totalmente il territorio agricolo, vietando edificazioni di qualsiasi genere, quindi noi daremo parere negativo, parere sfavorevole a questo investimento, perché l'investimento è vero che è di energia alternativa, però va a insediarsi in zone di pregio e va anche a rovinare un paesaggio che è come ha ritenuto il Ministero della Cultura per il Premio del Paesaggio è di grande prestigio.